Ciao navigatori, a 2 settimane da Halloween non poteva mancare un video che sarà suddiviso in 2 parti, le case più infestate d'America. Dal villaggio alle città più grandi si trova sempre una dimora lugubre e sinistra. Per esempio, nelle Hawaii la casa con più presenze oscure è legata alle origini giapponesi dello Stato. Molte altre connesse alle schiavitù, alcune abbracciano generazioni di una singola famiglia e le loro disgrazie, mentre altre non hanno una chiara causa oppure di una presunta possessione. La Whispery Estate fu originariamente costruita nel 1894 e acquistata dal dottor Jobs Gibson e da sua moglie Jessie nel 1899. Gibson utilizzò il primo piano come studio. Nel corso del tempo adottarono alcuni bambini orfani, ma all'interno di quelle mura sembrava celarsi il male. Rachel, una loro figlia di appena 10 anni, appiccò inconsapevolmente un incendio in casa, dove la bimba stessa rimase gravemente ustionata, portandola dopo pochi giorni alla morte. Qualche tempo più tardi, Elizabeth, all'epoca di soli 10 mesi, morì a causa di un disturbo sconosciuto nella camera da letto. La stessa signora Jessie Gibson, ammalatasi di polmonite, perì nella stessa stanza della neonata. Negli anni 60, il nuovo proprietario dell'immobile morì nel bagno al piano di sopra. Il figlio di un'altra famiglia cadde dalle scale spezzandosi il collo. I visitatori della casa raccontano di aver visto Rachel Gibson vagare nella sua camera da letto e nel resto della dimora. Presso la camera dei padroni si sentono strani suoni come di un malato che fatica a respirare e tossire. Ogni tanto lo stesso armadio si apre da solo. In una camera adibita per ospitare visitatori, chiunque si corichi ha degli incubi orribili. All'angolo tra l'ottava strada e Erdin Street a Honolulu, tra 2 letti di roccia lavica, si trova un'abitazione famosa come la Kaimuki House. Si racconta di essere la casa più infestata dell'isola, in merito al fantasma giapponese Kasha, mangiatore di uomini. In un articolo del 1942 si disse che una donna chiamò la polizia per denunciare che i figli erano stati attaccati da una forza oscura. Quando gli agenti entrarono in casa, non potevano credere ai loro occhi, una forza invisibile li sollevava. La casa fu demolita nel 2016. Gli operai trovarono degli scheletri di bambini e di una donna. Probabilmente il primo padrone di casa sterminò tutta la sua famiglia. Augustus Seberg si trasferì dalla Svezia ad Anchorage, in Alaska, nel 1909 e continuò a costruire la sua casa che ancora oggi porta il suo nome. Negli anni 20 la casa fu completata, sebbene non ci siano storie di eventi orribili connessi alla sua famiglia. La casa di Augustus Seberg è ancora presumibilmente la casa più infestata in Alaska. I visitatori affermano che lo stesso Seberg si aggira nel piano di sopra della dimora, mentre la figlia di nome Helen si manifesta in salotto e presso la camera da letto principale. Jolene Allen costruì la casa dei suoi sogni nel 1906 e visse con la moglie e le 3 figlie fino alla sua morte nel 1917. Nel 1948 una delle figlie di nome Hadel ingerì intenzionalmente del cianuro, morendo dopo qualche mese poi in ospedale. Nel suo dolore la madre di Hadel sigillò la stanza di sua figlia per quasi 40 anni. La signora Allen morì nella stessa casa nel 1954. La stanza di Ladell fu riaperta e la casa fu divisa in appartamenti. Quasi immediatamente gli inquilini della Allen House iniziarono a vedere figure oscure mostrarsi nelle loro foto. Inoltre era percettibile la presenza di una donna che guardava dalla finestra proprio dalla camera da letto di Ladell. Alcuni anni dopo la casa fu acquistata da una giovane coppia che trovarono delle lettere rivelatrici. Una relazione sentimentale andata male che aveva portato Ladell al suicidio.
Costruita nel 1869, la Magpie House può vantare 16 camere, una cantina e 15 acri di proprietà. La casa fu dimora dell'ex sindaco di Halton, uomo di molti hobby e fautore di investimenti redditizi. Lui e la sua famiglia vissero fino alla sua morte nel 1910. Negli anni 50, una coppia, Sherne e George Leudke, acquistarono la casa portandola al suo antico splendore. L'abitazione è sito di tour storici e paranormali, con visite alla cripta e alla cantina, centro principale degli avvistamenti delle presenze. Le persone hanno riferito di attività paranormali, sfere, nebbie, figure in ombra, apparizioni complete e parziali e strane figure che appaiono nelle fotografie. Alcuni racconti narrano che i bambini di Magpie giocano e ridono sul cortile fino ad oggi. Molte notti si vede una figura osservare dal giardino di casa. Si presume che questo possa essere addirittura Magpie. Se questo video ti è piaciuto e questo genere è di tuo gradimento, lascia un commento, un like e noi ci sentiamo molto presto. Ciao!